Allora, Ingrid Caporioni, assessore pari opportunità del Comune di Modena, una partecipazione ai monologhi della vagina su un testo non propriamente facile che riguarda le mutilazioni genitali. Perché questa partecipazione, cosa possiamo dire che c'è ancora da fare sulla violenza contro le donne? Credo che sia importantissimo ormai questo appuntamento consolidato, importante, ormai il classico per eccellenza contro la violenza alle donne. Ci mettiamo alcune donne, alcune di noi si mettono in gioco e peraltro leggendo alcuni episodi anche della violenza nei confronti delle donne, perché vogliamo far vedere anche con la nostra immagine che tante persone, tante donne sono vicine a noi e quindi noi rappresentiamo tutte le donne che hanno subito violenza ma che vogliono portare avanti comunque una cultura della non violenza nei confronti della donna. Io oggi avrò il mio intervento sarà sulle mutilazioni genitali, un fenomeno culturale se non subculturale che ancora ad oggi nel 2015 purtroppo in tutto il mondo ancora viene manifestato nei confronti di bambine, donne piccole anche, ma anche bambine in tutto il mondo, e quindi sono milioni di donne, di ragazzine, di bambine che vengono mutilate di un organo importante che è il clitoride, e con collaterali importantissimi e molto molto dolorosi. Quindi anche questo è una manifestazione di essere qua oggi per dire basta a questa cultura, che la chiamo, ripeto, subcultura a livello mondiale, perché è anche questa una grande violenza nei confronti della donna, delle bambine, della dignità umana. Una delle sue prime azioni dopo l'insediamento è stata quella della delibera a favore del linguaggio amministrativo di genere, che ha suscitato un plauso da Roma ma molte polemiche sul territorio. Quindi le chiedo come mai, cosa manca ancora a livello culturale per far comprendere l'importanza di queste azioni e come è andata a Roma? Allora, grazie di questa domanda intanto che mi ha fatto. Siamo sempre lì, è un cambiamento culturale, veicolando dei messaggi sia a livello comunicativo in qualsiasi forma e quindi anche nel linguaggio, si portano dei messaggi anche che uno non ci fa caso, ma anche di discriminazione nei confronti del genere. Per cui dire ministro vuol dire se è nei confronti di una donna, vuol dire che non è la donna, è come se ci fosse un'assenza nei confronti di una donna. Perché ancora ad oggi, quando cambiano le attività di lavoro e anche ruoli di, fra virgolette, di potere delle donne, perché un notaio donna non può essere chiamato notaia? Quindi credo proprio che sia un veicolo culturale e quindi avrà ovviamente sarà molto lungo, ecco. Ma noi lavoriamo proprio per le nuove generazioni. Le nuove generazioni nelle scuole, nel parlato quotidiano, i bambini quando cominceranno a vedere la differenza anche grammaticale e sintattica nei confronti di uomo e donna, non avranno più problemi quando saranno grandi a chiamare un notaio donna notaia e una ministra ministra se è donna. E a Roma c'è una discussione importante anche a livello parlamentare proprio per far comprendere questa nuova cultura anche nei confronti del genere. Che cosa manca? Molto banalmente, io credo, mancano molti finanziamenti nei confronti della prevenzione, nei confronti della violenza di donne. Tanti sono stati i passi in questi anni di iniziative importanti contro la violenza alle donne, però sul versante dopo, cioè quello di accoglienza, di accudimento, che è importantissimo. Occorre però cominciare a lavorare sulla prevenzione, per cui anche il linguaggio, che vuol dire trasportare messaggi culturali, ha bisogno di incidere quindi nella quotidianità, eccetera. Cosa possiamo dire a chi sul territorio parla di sperpero di soldi pubblici quando si fanno azioni di questo tipo? E non è un sperpero di denaro, ma è un investimento proprio sulle politiche di genere. Quindi vedrete che con questi 4.000 euro netti ci sarà proprio un inizio, un investimento sulla cultura. Io dico sempre anche questo, quando parliamo di investimenti sempre molto importanti, di lavori pubblici che sono importanti perché si vedono, perché non investire nella cultura?
anche qua ritorniamo appunto al lavoro della prevenzione. La prevenzione costa, ma questo poi darà dei risultati di una società, un'idea di società e di una società più integrata, più rispettosa nei confronti degli altri, proprio con un investimento. Peraltro ci tengo e chiudo, ricordo che in questo bando chi lo vincerà ovviamente prenderà questi 4.000 euro, ma dentro che cosa c'è? C'è una prima riunione a tutti i dirigenti del Comune di Modena, due corsi di formazione per 16 ore per ogni corso, su ognuno su 20 persone, 20 tecnici dirigenti del Comune di Modena. Ci sarà anche un vademecum finale, proprio perché noi siamo i primi in Italia come amministrazione comunale, quindi potremo poi dopo divulgare anche in cartaceo, e infine ci sarà una lectio magistralis proprio in consiglio comunale aperta al pubblico per dare un feedback di quello che è stato dell'importanza del linguaggio di genere.